Cronache Emiliane è nato probabilmente a mia insaputa un sacco di anni fa, quando in un modo strano mi sono accorto di vivere in Emilia. Prima pensavo che il mondo fosse tutto più o meno così come in Emilia, invece attraverso davvero le cose che leggevo, i dischi che ascoltavo, i film che guardavo, mi rendevo conto che era ritratto il posto in cui vivevo, i paesaggi in cui vivevo. E che appunto quei posti da cui già da ragazzino non vedevo l'ora di andarmene. E invece in queste canzoni, in questi film, in questi romanzi diventavano leggendari, cioè dei posti veramente anonimi, anche con una certa miseria di sottofondo, diventavano epici, lì potevano succedere le cose. Questa cosa mi aveva colpito assolutamente tantissimo, andavo veramente alla ricerca di tutti questi queste opere che adesso considero veramente un po' dei documenti storici e geografici, che parlassero di Ferrara, che è la città in cui sono cresciuto, oppure di Bologna. E mi colpiva tantissimo rivedere i posti che conoscevo descritti da Bassani, per esempio per Ferrara, oppure mi ricordo questa coda per la mensa dell'Università di Bologna disegnata da Pazienza in Pentotal, oppure una canzone di Lucio Dalla che diceva fra Ferrara e la Luna. E quindi penso che Cronache Emiliane sia nato lì, sia nato nel vedere i posti in cui vivevo diventare protagonisti di opere d'arte e di avventure, come per esempio ovviamente la provincia reggiana nei libri di Tondelli. E questa è stata un po' l'occasione di questo invito a Roma Europa per sviluppare quest'idea, per metterla a fuoco, tutto quello che non stava dentro le canzoni, nel senso che nelle canzoni c'è anche il posto in cui vivo, però le canzoni sono fatte di un materiale strano dove devi molto semplificare, è fatto più di quello che togli che di quello che ci metti dentro. Invece in questo spettacolo sono riuscito veramente a mettere in mezzo tutte le cose che ho amato e che mi hanno anche cresciuto, devo dire. Sono quelle cose che veramente incontri a 15 anni e ti entrano dentro e diventano tue, non le abbandoni più, sono cose che continuano a piacermi, continuo a amare. Penso davvero ai dischi di CCCP, che sono veramente parte della mia vita, anche se l'ho conosciuto in un periodo dove invece tante altre cose poi cambiano, non ti piacciono più. E quindi per me è veramente uno spettacolo che ha qualcosa di ancestrale per me personalmente. Per mettere assieme questi elementi così diversi, il filo conduttore è stato veramente semplicemente una specie di viaggio, e mi piaceva anche l'idea di creare comunque un cortocircuito fra questi elementi, fra cose di epoche diverse. C'è un'Emilia del 2014 che è molto diversa dall'Emilia degli anni 80, ritratta per esempio nelle fotografie di Ghirri che fanno da sfondo e da scenografia a questo spettacolo. Ed è anche diversa da un'Emilia del 44 descritta da Bassani o da Zavattini. Quindi il metterli insieme sostanzialmente credo che sia un po' l'amore mio per quei posti, credo che sia principalmente quello. È anche un po' una contraddizione che ho verso questi posti e che trovo molto presente anche in questi materiali che ci sono nello spettacolo. Da una parte c'è un'Emilia che è una forza respingente fortissima, cioè di persone che se ne vogliono andare da lì. E penso per esempio a un testo di Tondelli che c'è nello spettacolo, che parla di questa autobahn che parte da Carpi e arriva ad Amsterdam, e quindi lui descrive l'Emilia per questo tragitto, ma se ne vuole andare, non vede l'ora di andarsene. E dall'altra parte invece è anche una forza magnetica fortissima di persone che tornano lì. Penso a Zavattini che viveva e lavorava a Roma e tornava a Nuzzara quando poteva, in un posto completamente diverso. C'è molto questa dimensione del partire e del tornare. Anche questo credo che tenga assieme un po' questi materiali, oltre alla colonna sonora originale che abbiamo fatto e che ha fatto principalmente Federico Dragogna, che mi accompagna in questo spettacolo, che serve veramente per legare questi paesaggi, questi racconti e queste voci così diverse. Con Federico ci conosciamo
conosciamo veramente da tanti anni e per la prima volta abbiamo collaborato per l'ultimo disco che ho fatto, delle luci della centrale elettrica, che si chiama Costellazioni, e dove lui ha fatto la produzione artistica insieme a me di questo disco, e quindi devo dire che principalmente mi piace molto vivere e lavorare con le persone con cui sto bene, che amo, e quindi mi è venuto naturale coinvolgerlo in questo spettacolo, anche per il lavoro che c'è stato sul disco assieme, che abbiamo registrato e a cui abbiamo lavorato principalmente a casa mia a Ferrara, dove ho un piccolo studio, e vedevo che anche lui era stranamente, come tutti quando arrivano in questi posti, sono stranamente attratti dalla geometria di quel paesaggio, dalle persone che ci sono, dai posti che sono effettivamente senza tempo da un certo punto di vista, e quindi è venuto naturale in realtà lavorare assieme a questo spettacolo. Sì, mi è venuta questa canzone nel disco che si chiama Un bar sulla Via Lattea, e parla appunto di questo bar ipotetico che sta fra la Via Emilia e la Via Lattea, che è un bar che allo stesso tempo immaginario e anche iperreale, è una storia anche vera si direbbe di quattro amici al bar in un altro momento, dove poi ci si perde, come succede quasi sempre in un momento di passaggio. E poi sembrava veramente che invece prima o poi ci si ritrova tutti in questo bar immaginario che sta fra la Via Emilia e la Via Lattea. E penso che forse la cosa che hanno in comune sono l'assenza di confini, oppure l'apparente assenza di confini. Antonioni diceva che amava moltissimo quando da ragazzino c'era la nebbia a Ferrara e usciva di casa subito appena veniva che c'era la nebbia, perché era l'unico momento che poteva immaginarsi di essere da un'altra parte, e forse è anche questo una cosa che ha in comune, questa cosa che certe volte il paesaggio così piatto non ne vedi la fine, sei veramente in uno spazio diverso, veramente quasi cosmico, con questo silenzio che ti fa sentire il treno anche quando abiti a 10 km dalla stazione. Hanno forse qualcosa in comune nella mia testa, non so bene di preciso perché. Ci siamo, fuori Utrecht, ci siamo, senti il mare, Amsterdam, sono partito, chi mi fermerà più?